Ciao, ciao a tutti. Buon pomeriggio a tutti. Sono Paolo Lorenzoni, mi occupo dal 2016 del marketing di Netflix. Io sono Stefano Massari, faccio il mental coach, lavoro con gli atleti prevalentemente, però ho lavorato tantissimi anni in pubblicità. Molti anni fa ho lavorato circa 15 anni in pubblicità, quindi sono contento di essere qua. Penso che la prima domanda a cui dobbiamo rispondere, Stefano, è che ci azzeccano questi due assieme, cioè cosa ci facciamo assieme? Spero tu lo sappia. Sì, diciamo che è abbastanza colpa mia il motivo per cui siamo qui oggi, anche se poi tu ci hai messo del tuo, perché all'incirca un anno fa, nel momento in cui Netflix ha aperto la sede italiana a Roma, il mio team, che dal 2016 fino all'anno scorso stava all'headquarter ad Amsterdam, si è spostato qui in Italia. Ed è stato un momento abbastanza particolare, diciamo così, per il team, in cui avevamo un po' di domande a cui non riuscivamo a dare risposta, e stavamo organizzando il nostro offsite, un offsite annuale in cui ovviamente come team ci confrontiamo un po' su tanti temi. E stavo cercando un ospite che ci aiutasse sui temi che volevamo toccare. E complice un altro pubblicitario che oggi non è qui presente, ma alcuni di voi sicuramente conosceranno, Francesco Taddeucci. Ho visto su un social network la foto di Francesco e la foto di Stefano assieme con questo testo. Erano in spiaggia con due cappellini da sole e il testo diceva: due berrettini e il mental coach di Berrettini. Era il momento in cui, come molti di voi ricorderanno, si è parlato molto di tennis e di Matteo in particolare, visto il risultato straordinario di Wimbledon, e ho chiesto a Ted, a Francesco Taddeucci, se poteva avere il contatto di Stefano, perché ero molto curioso di parlargli e capire se magari la sua professionalità e il suo lavoro di mental coach poteva essere in qualche modo utile al team di Netflix in questo momento particolare di transizione dall'Olanda all'Italia. È corretto? Giusto, sì. Aggiungo che Taddeucci ha fatto titoli anche più belli di quello. Non era male però. No, però ha funzionato. Sì, esatto. Ha funzionato. Sì, è andata così. E oggi siamo venuti a parlare di gentilezza. E la cosa, diciamo, ci porta a parlarvi di un percorso che abbiamo iniziato a fare appunto insieme e che si aggancia ad alcune riflessioni che sto facendo da qualche tempo. Diciamo che la gentilezza, a mio modo di vedere, al nostro modo di vedere, ha origine anche nel fatto di prendere consapevolezza che siamo esseri, come dire, limitati, che abbiamo una serie di cose che non ci piacciono e su cui bisogna cercare di migliorare, che però sono un po', come dire, sono dei dati di fatto, no? Nel senso che c'è un pensiero che mi colpisce sempre nella greco antico. Per parlare di uomo si usano due termini, uno spesso si usa che è aner e l'altro invece è tnetos. Aner vuol dire proprio uomo, tnetos vuol dire mortale. Quindi siamo, diciamo, mortali per definizione, quindi siamo limitati per definizione. Nei nostri limiti la morte è soltanto, diciamo, quello estremo, un po', diciamo, definitivo, se vogliamo, però ce ne sono tutta una serie di altri che sono meno drammatici e che vediamo tutti i giorni, che sono gli errori che facciamo. E sono convinto che prendendo consapevolezza del fatto che questi errori e le tensioni, le paure che sono legate a questi errori siano proprio parte costitutiva di noi, perché siamo limitati, come dicevano i greci, siamo mortali, in questo modo la gentilezza venga quasi naturale, no? Perché se accettiamo che siamo limitati, accettiamo anche i limiti degli altri, allora diciamo che si innesca una sorta di compassione in senso
latino cum patire, abbiamo fatto il classico insieme, perciò sto facendo tutta questa è venuto fuori oggi, io non lo sapevo, per cui. E quindi diciamo che secondo me si diventa gentili prendendo consapevolezza del fatto che siamo limitati un po' per definizione, un po' di fatto siamo così. Sì, e diciamo che l'anno scorso è stato per il nostro team un momento abbastanza di passaggio, perché senza voler essere troppo aulici abbiamo preso abbastanza le misure con la nostra mortalità di team, nel senso che in realtà la gentilezza penso sia una qualità, una virtù che diventa particolarmente importante anche quando si è vulnerabili. E l'anno scorso per il nostro team, come team singolarmente, è stato un momento di vulnerabilità con cui dovevamo prendere un pochino le misure. Nella cultura di Netflix, che forse alcuni di voi se non conoscono, perlomeno hanno sentito parlare di quanto sia importante in Netflix l'aspetto di cultura, quanto non sia soltanto un paper o degli statement corporate, ma in realtà è davvero un modo in cui Netflix ha operato finora e intende nella sua continua crescita continuare a utilizzare. Ci sono delle similitudini molto vicine a questi concetti. In particolare, uno degli aspetti chiave della leadership in Netflix è la cosiddetta grace and kindness, che possiamo tradurre banalmente con gentilezza, ma che rappresenta davvero uno dei tratti principali della leadership. Questo per introdurre il fatto che laddove c'è gentilezza, in realtà c'è anche una presa di coscienza molto importante rispetto alla propria vulnerabilità. E questo in un contesto, se vogliamo, competitivo o comunque di business come quello in cui operiamo tutti, che sia advertising o che siano media, molto spesso fa culturalmente a pugni con una tradizione che è molto diversa, che non è in realtà fondata su una leadership che vogliamo definire oggi come gentile. Questa gentilezza fa anche parte, se non della cultura sportiva in senso generale, non si può proprio dire, purtroppo, ancora, però di alcuni team sì. Vi racconterò brevemente un momento, diciamo, importante nell'evoluzione del team che è intorno a Matteo Berrettini. Con Matteo lavorano circa 10 persone e fino a che Matteo era molto giovane, a parte che eravamo di meno all'inizio, eravamo tre, c'era il preparatore atletico, il coach tecnico ed io, e poi ci siamo aggiunti man mano che lui cresceva. Quello che succedeva all'inizio è che noi in qualche modo preparavamo la via e le direzioni da seguire per lui, perché lui era un ragazzino di 17, poi 18, 19, però era molto giovane, quindi aveva bisogno di essere indirizzato. Ma l'obiettivo che noi ci siamo sempre dati e che Santo Padre si è sempre dato in realtà era rendere Matteo autonomo, no? In qualche modo renderlo indipendente da noi. Quindi la leadership di Santo Padre era gentile per definizione, quasi, nel senso che era una leadership avviata al passaggio dolce, graduale, da lui a Matteo Berrettini. Ma non sapevamo se questa cosa sarebbe mai accaduta, non sapevamo quando, e a spiegarci quando è stato proprio Berrettini, che un anno, me lo ricordo bene, era il 2019, anno importante per diversi motivi. A maggio, dopo l'Internazionale d'Italia, ci riunì lui, che era la prima volta che ci riuniva, e disse ad ognuno di noi che cosa si aspettava che facessimo. E in quel modo ci segnalava che quel passaggio in realtà era avvenuto. La gentilezza, diciamo la morbidezza, sono continuate in realtà, perché per chiedere a Matteo di migliorare e farlo con credibilità dobbiamo cercare di migliorare pure noi, se no non ha senso, soprattutto non possiamo chiedergli. E quindi ci siamo messi a lavorare anche noi su di noi, facendo anche percorsi di psicoterapia, in particolare io e l'allenatore, il tecnico Santo Padre,
proprio per riuscire a allenare Matteo sempre meglio. Quindi diciamo che la gentilezza, se vogliamo, è implicita dall'inizio, da questa leadership che deve passare a una situazione in cui passa veramente a lui, ma di fatto continua da parte sua a questo punto verso di noi, ma noi continuiamo ad avere questa attenzione grande verso di lui, il suo cambiamento, che poi è anche quello nostro. Questa storia mi fa venire in mente un altro aneddoto, ovviamente non sportivo, ma legato alla mia esperienza. Nel mio percorso ho sempre lavorato, diciamo, nell'intrattenimento e in televisione in particolare, e ho visto stili di leadership molto diversi fra loro. Uno stile di leadership di cui pre-Netflix ero molto convinto è il cosiddetto leading by example, in qualche modo il leader guida attraverso l'esempio. E questo concetto per sé non è sbagliato, ha tantissimi attributi secondo me positivi, e innanzitutto anche quello paritario, nel senso che il leader è insieme al team qualcuno che in qualche modo si sporca le mani, ma ha implicito il concetto di leading by example un aspetto potenzialmente pericoloso, cioè quello che a un certo momento il leader possa dire: ti faccio vedere io come si fa. Dico questo perché una delle cose che Netflix, ormai tornando un po' indietro con gli anni, penso fosse fine 2016 o inizio 2017, Netflix ha costruito una partnership con tanti, come sapete, operatori più o meno tradizionali del mondo media, e c'è stata l'occasione per me di ritrovare davanti il nostro fondatore e amministratore delegato di Netflix, Reed Hastings, e il CEO di quest'altro gruppo. E in qualche modo in una riunione in cui, diciamo, i vari team si sono confrontati, è stata posta ad entrambi questa domanda: che cos'è la leadership per Netflix e che cos'è la leadership per quest'altra azienda? E ricordo distintamente che il CEO di quest'altra azienda ha risposto molto nella direzione che dicevo un secondo fa, cioè il leading by example. E la risposta di Reed invece è stata molto diversa, nel senso che la risposta di Reed è stata, molto banalmente, il compito del leader è scegliere bene le persone e poi tendenzialmente farsi da parte. Ora, dico questo perché una leadership di questo tipo richiede poi da parte del team un'assunzione di responsabilità, che può avvenire o non avvenire, ma nel caso di Matteo credo sia avvenuta, visti anche poi i risultati, e penso che anche il team italiano di Netflix stia facendo in questi anni altrettanto, ma si porta dietro anche una grande apertura di nuovo alla vulnerabilità, perché a quel punto anche il leader in qualche modo è vulnerabile, perché se non dà l'esempio e in qualche modo ammette di doversi mettere da parte, poi il leader effettivamente che cosa fa? Diciamo, penso che il tema essenzialmente sia questo, e mi viene in mente sempre a proposito di questo e a proposito della, secondo me a questo punto, inevitabilità della vulnerabilità, soprattutto per noi occidentali, che viviamo un po' un ripiegamento, almeno occidentali in termini culturali ed economici, no? Quindi ci stanno anche i giapponesi in questa definizione. Stiamo un po' ripensando e ripiegandoci su noi stessi. E a proposito di quello che stiamo dicendo, mi veniva in mente una telefonata che feci, era in realtà una videoconference durante il primo lockdown, con dei tennisti, degli agonisti. Un ragazzino mi chiese se io lo potessi aiutare a non avere paura quando entrava in campo e non avere paura nei momenti decisivi della partita. E io gli dissi: no, non ti posso aiutare, perché avrai paura, è normale avere paura. E soltanto sapendo che è normale avere paura potrai essere realmente coraggioso
che non significa non avere paura, ma significa andarci attraverso. Allora, secondo me, la gentilezza parte proprio da questo, no? Dalla consapevolezza che siamo fatti come siamo, e quindi, diciamo, più che modelli che ormai non funzionano più, che sono quelli un po' macisti forse degli anni 80, che poi si sono mal trascinati negli anni successivi, no? In cui ci si veniva detto: decidi tu se hai paura o no, no? Lo decidi tu se sei un cacasotto, se sei un vincente. Non è vero per niente, no? Non è che possiamo decidere di non avere paura o di essere coraggiosi. Quello che possiamo cercare di fare è prendere consapevolezza che questa paura ce l'abbiamo e che ce l'hanno anche gli altri, e cercare di darci una mano a gestirla nella maniera migliore possibile. I capi in questo hanno una grossa responsabilità, e mi piace diciamo il pensiero di Hastings, no? Che in realtà il ruolo di un buon capo alla fine è quello di farsi da parte, che rende proprio implicito un limite, no? Siccome non siamo infiniti né come forze né come risorse, cerchiamo di lavorare bene, così qualcuno, quando noi avremo fatto la nostra, avremo finito, arriverà un altro ad andare avanti. Sì, diciamo che in questo senso io trovo molto importante, anche nel macro contesto, senza avventurarci troppo, che un po' tracciavi tu, macroeconomico, sì, ma anche politico, che quest'anno IF scelga come tema la rivoluzione della gentilezza. E secondo me è importante che questo venga detto in maniera molto, molto chiara, nel senso che il modello un po' macista, come l'hai definito tu, della leadership nell'ambito dell'intrattenimento, ma anche credo della pubblicità, dell'advertising, diciamo che abbia dato il suo, no? Sì, abbondantemente, sì. In qualche modo. E penso che sia importante per noi come industria italiana, rispetto magari anche altri paesi che qualche passo in avanti l'hanno fatto sicuramente prima di noi, essere molto accountable, lo utilizzo all'inglese, rispetto ai team in cui lavoriamo e ai leader con cui lavoriamo. Questo perché c'è appunto un'assunzione di responsabilità sociale, quasi sociale, sì. che a questo punto non è più secondaria. Sì, io sono d'accordo. Credo che aziende come Netflix rappresentino sicuramente un'avanguardia non solo di tipo tecnologico e commerciale, ma anche culturale, perché parlano a milioni di persone. La comunicazione, le agenzie di comunicazione stanno dietro, ma fanno comunque anche loro quello, e quindi anche voi avete questa responsabilità. E credo che si tratti di dare il buon esempio, cioè, ma non perché si comanda attraverso l'esempio, semplicemente perché si cerca di dare. E credo che se da queste strutture venisse, come sta forse succedendo adesso, in effetti viene un segnale di come dire, consapevolezza di sé e del fatto che essere gentili forse costa un po' più fatica che essere stronzi, però è molto meglio. Credo che questo potrebbe essere un messaggio importante da mandare insieme ai messaggi pubblicitari oppure di contenuti che lascia Netflix. E poi io lo ricordo sempre, è una questione anche tecnica, cioè in un lavoro creativo, in questa stanza è ovvio dirlo, si lavora in team, si lavora in squadra, e i risultati veri li si fanno soltanto nel momento in cui c'è un certo tipo di gentilezza e di fiducia che si instaura nel gruppo. Se alla base non solo non c'è quel tipo di leadership, ma anche quel tipo di vulnerabilità e di apertura nei confronti dell'altro, è molto difficile che un team riesca ad arrivare a quel tipo di dinamica. Esprimere il meglio di sé, sì. E questo tipo di atteggiamento nasce, secondo me, prima di tutto nei confronti di noi stessi. A questo proposito mi sento di raccontare un aneddoto che Paolo conosce, perché gliel'ho già raccontato. Ed è un aneddoto relativo proprio ai giorni in cui
Francesco Taddeucci nel 2019 scattava quella foto a Minorca, ci trovavamo, erano i primi giorni di settembre, fine agosto, primi di settembre del 2019, ed erano, allora si stavano giocando negli Stati Uniti, a New York, gli US Open. By the way, ho scoperto stamattina che erano in Spagna, io ero convinto in quella foto che fossero o a Fregene o su sì. Ostia, litorale romano, per cui poi... Sì, perché le nostre facce erano più da quello che da Minorca forse. E comunque in quei giorni si stavano giocando gli US Open, tant'è che io allora non avevo, a Minorca non avevo la possibilità di guardare le partite su Sky, per cui seguivo le partite di Matteo Berrettini sul cellulare, e non so se qualcuno di voi lo ha mai fatto, seguire una partita di tennis a cui tenete molto sul cellulare. Se non l'avete fatto, non lo fate, perché io ho perso molti anni di vita. Matteo Berrettini sa benissimo che io ho 25 anni in realtà, ma sono ridotto così per avere seguito un sacco di partite sul cellulare. Stefano, fammi un favore, però non è che le stessi seguendo in streaming, è che stavi guardando solo l'aggiornamento dei risultati. L'aggiornamento dei risultati, sì. No, non ho precisato, no, questo è molto importante, perché non vedendo quello che succede ma solo il risultato è proprio, diciamo, è un'esperienza di grande perseveranza. Quell'anno lì è stato l'anno in cui Matteo arrivò in semifinale agli US Open, appunto, per cui mi ricordo che io facevo queste telefonate mentre Taddeucci dormiva, giustamente, io alle 3 di notte parlavo con lui che aveva appena finito di giocare con Rublev i quarti, e lui giocò alla semifinale contro Monfils, non so quanti di voi sono appassionati, no, i quarti di finale con Monfils, non so quanti di voi sono appassionati di tennis, ma... E quella era chiaramente la partita più importante della sua carriera, no? Lui non era mai arrivato ai quarti di finale di uno slam, aveva la possibilità di entrare in semifinale vincendo quella partita, quindi era la partita più importante della sua vita. Dopo 4 ore e mezza di partita, Matteo va al quinto set, quindi il set decisivo, e Matteo va a servire sul 40-30 per lui, no? Quindi se lui avesse fatto quel punto avrebbe vinto la partita, quindi momento cruciale della vita di Matteo Berrettini. Il servizio, come forse voi sapete, forse no, ve lo dico io, è il colpo più importante di Matteo. Matteo serve a 230 all'ora, quindi. Matteo sbaglia la prima e tira una seconda che forse potrei tirare io, infatti va non in rete ma proprio sotto al gancio della rete, quindi fa doppio fallo, quindi sbaglia. E se voi vedete, se lo cercate su YouTube lo troverete, se voi vedete la faccia di Matteo quando va a chiedere le palline al raccattapalle per servire di nuovo sul 40 pari, aveva perso quel punto, vedrete che ride. E io quando l'ho visto, ero tornato a Roma nel frattempo, ho pensato, ma che cazzo ride? E poi in realtà me l'ha spiegato, e credo che la risata sia stata la sua salvezza, e dentro quella risata c'è la gentilezza e la consapevolezza della propria debolezza. Ha detto, mi sono messo a ridere perché ho pensato, ti sei proprio cacato sotto. E poi si è detto, vabbè, ma è normale, certo che mi cago sotto, è il punto più importante della mia vita, vuoi che non mi cachi sotto? In realtà poi lui quella partita l'ha vinta, anche grazie a quella risata, però la cosa che io porto qui è che l'ha vinta grazie a quella risata, ma anche grazie alla gentilezza che ha avuto con se stesso, perché lui quel momento avrebbe potuto dire, sei un pezzo di me, tutte le cose che si dicono tante volte e che lui stesso tante volte si è detto, invece si è detto, è normale, ha accettato la sua debolezza, è stato gentile. Sei stato gentile anche tu a accettare il mio invito, e grazie, voi Paolo, ad averci ascoltato nell'ultima mezz'ora. Grazie.